Buongiorno a tutti e benvenuti a questo evento digitale. Oggi ci troviamo in compagnia del Comune di Zello Buon Persico. Quello che vogliamo presentarvi quest'oggi sono una serie di servizi digitali che sono stati attivati dal Comune, tra cui lo sportello telematico, l'app Municipium e il nuovo sito comunale. Nello specifico, lo sportello telematico è uno strumento che permetterà a tutti i cittadini di poter inviare pratiche online. Le pratiche potranno essere inviate da qualunque posto in cui vi troviate, quindi da casa, dal vostro ufficio, 7 giorni su 7, 24 ore su 24. Questo appunto perché lo sportello telematico è sempre attivo, quindi se voi doveste trovare magari la necessità di inviare una pratica di sabato perché non siete riusciti in settimana, potete farlo tranquillamente. Potete trovare lo sportello all'indirizzo www.sportellotelematico.comune.zelo.lo.it. Se volete già iniziare, insomma, ad andare a vedere com'è lo sportello telematico, appunto, collegatevi pure a questo link, poi dopo comunque ci saranno i nostri tecnici che vi spiegheranno nello specifico cos'è lo sportello telematico e presenteranno insieme a tutti noi una pratica digitale. Quindi prima di iniziare l'evento ufficialmente vi do solo un'indicazione tecnica. Potete fare domande durante tutto il corso dell'evento, difatti dovreste vedere sul vostro schermo proprio la sezione domande, quindi dovrebbe esserci scritto chat nella barra degli strumenti. Al suo interno potete scrivere tutte le domande, tutti i dubbi che dovessero venirmi in mente. State tranquilli se non dovessimo rispondervi proprio subito, perché al termine dell'evento abbiamo riservato proprio qualche minuto per rispondere a tutti i vostri dubbi. Quindi tranquilli che diciamo, il fine di questo evento poi è anche quello di, oltre che presentarvi lo sportello, farvi vedere come funziona e rispondere a tutte le domande che dovessero venirvi. Perfetto, allora direi che adesso possiamo ufficialmente iniziare l'evento. Lascio la parola ad Angelo Madonini, il sindaco del comune di Zello Buon Persico. A lei la parola, sindaco. Grazie, grazie dottoressa Pagani. Il mio vuole essere un intervento di saluto e di ringraziamento. Saluto tutti voi che avete permesso a Zero Buon Persico di attivare il nuovo sito e lo sportello telematico come servizio ai cittadini. E ringrazio anche tutti i cittadini che stasera hanno dato la loro disponibilità e si sono incuriositi per questo appuntamento e partecipano a questa serata. Ecco, per quanto mi riguarda, posso dire esplicitamente che noi, fin dal 2019, abbiamo inserito nel nostro programma elettorale questo importante strumento a servizio della comunità, lo sportello telematico. Ovviamente, dopo i primi incontri con il dottore Bonatti, abbiamo percepito immediatamente che si trattava di un servizio di grossi centri urbani o di città, però è innegabile che a questo servizio dovrà poi diffondersi sul territorio. A Zello Buon Persico abbiamo inteso, con la collaborazione di Maggioli e della società Il Globo, dapprima modificare il sito, che come hanno potuto vedere in queste settimane gran parte dei cittadini è molto più agevole, la possibilità di trovare per aree tematiche tutte le informazioni riguardanti il singolo ufficio. E questo ha permesso comunque sia di avere un impatto più immediato. Ora si tratta di fare un ulteriore passaggio, quello di arrivare allo sportello telematico. Lei, dottoressa, ha già chiarito che grazie a questo strumento i cittadini potranno 24 ore su 24, 7 giorni su 7, interagire con l'amministrazione pubblica. A maggior ragione, mi sento di dire oggi, in pendenza di Covid e in pendenza di emergenza sanitaria fino al 31-12, dove l'accesso agli uffici pubblici, agli enti pubblici, è in gran parte precluso, se non tramite appuntamento, oppure comunicazioni via mail. Questo è un ulteriore servizio che stiamo dando alla comunità di Zero Buon Persico. Penso sia un'opportunità che dapprima i professionisti che già utilizzano strumenti informatici per interagire con il municipio e credo anche i cittadini. Cittadini non è solamente i cittadini super informatizzati. Credo che ci sia da parte vostra o col vostro supporto una disponibilità confermata dagli uffici comunali per accompagnare le persone che saranno maggiormente in difficoltà. Ecco, mi preme chiarire questo aspetto, dottoressa. Non dall'oggi al domani, per tutta l'utenza di Zero Buon Persico, ci sarà l'obbligo di utilizzare lo sportello telematico. Oggi noi attiviamo questo servizio per la nostra comunità. Ovviamente,
e con gradualità accompagneremo tutti i cittadini con questo nuovo strumento che è esclusivamente a loro servizio e dà una serie di comodità e di immediatezza che gli orari degli uffici solitamente non hanno. Non è che noi vogliamo, dottoressa, non siamo tecnofili, non è che vogliamo a tutti i costi fare una propaganda alle nuove tecnologie, ecco, un'espressione non mia, ma di un noto sociologo statunitense. Non è che intendiamo questo, ma oggi proponiamo alla comunità di Zelo Buon Persico questo nuovo servizio, questa nuova opportunità. E ribadisco nell'occasione i miei ringraziamenti, miei e della municipalità, a tutti coloro che hanno reso possibile questo. Mi riferisco a coloro che interverranno dopo, al dottor Coldagni, al dottor Bonatti o agli altri, il dottor Colombo e la dottoressa Ciceri, che nelle settimane e nei mesi scorsi hanno accompagnato gli uffici comunali, perché è stato un lavoro impegnativo, è stato un lavoro gravoso che è durato parecchio tempo. Nonostante le mille difficoltà dovute anche alla contingenza sanitaria, siamo riusciti ad arrivare alla meta. Ringrazio anche la responsabile di settore, con tutti i responsabili dei settori, degli uffici del Comune di Zelo Buon Persico, mi riferisco in particolare alla responsabile Laura Saravalle. Tuttavia, siamo arrivati oggi, 27 settembre, ad inaugurare questo nuovo percorso. Io mi sento di rinnovare il ringraziamento a tutti voi che ci avete dato questa grossa opportunità e saluto tutti i cittadini di Zelo Buon Persico che vorranno intervenire, che sfrutteranno questo ulteriore strumento per interfacciarsi col municipio di Zelo. Grazie, dottoressa. Grazie mille a lei Sindaco e appunto come ha detto prima sono assolutamente d'accordo con lei, quindi questo prodotto, questo servizio che vi mostreremo oggi sicuramente non è uno strumento che vuole diciamo magari mettere in difficoltà coloro che diciamo magari i cittadini che sono abituati al cartaceo, ma è semplicemente una proposta, uno strumento che facilita il rapporto tra cittadini e pubblica amministrazione. Questo perché lo vedrete comunque poi anche dopo con i nostri tecnici, è proprio uno strumento molto semplice da utilizzare, ma soprattutto immediato e veloce. Quindi, come appunto ha già anticipato il sindaco, comunque il comune sarà sempre al fianco di tutti i cittadini che magari dovessero avere un qualche problema con l'utilizzo dello sportello telematico. Perfetto, allora Aspetto io. Sì, prego. molto importante, la ringrazio di averlo sottolineato. Certo, assolutamente. Possiamo dire che è vero che il servizio è digitale, ma le persone no. Quindi tutti gli operatori comunali ovviamente saranno al fianco di tutti i cittadini. Perfetto, allora io la ringrazio Sindaco e direi che adesso possiamo lasciare la parola, come ha già anticipato lei, alla persona che ha seguito l'evoluzione del progetto e che ha fatto diciamo anche da collante tra i vari uffici per arrivare a tagliare questo traguardo. Quindi lascerei la parola a Pier Mauro Coldani, che è il referente commerciale del gruppo Maggioli. A te la parola. Buonasera a tutti. Intanto ringrazio il sindaco per le belle parole che ha avuto per il nostro gruppo. Benvenuti a tutti a questo evento. Vi dirò ora qualche parola in merito a quello che è un po' la linea strategica che in questo momento la digitalizzazione negli enti pubblici sta avendo. Sappiamo che già da diversi anni è in atto un processo ambizioso, ma sicuramente strategico, per digitalizzare tutto l'apparato della pubblica amministrazione, e in special modo relativo ai servizi che possono essere offerti al pubblico, che diventano in fondo una sorta di finestra sulle amministrazioni, che grazie a questi servizi riducono in modo significativo il lavoro allo sportello, garantendo a cittadini e imprese servizi fruibili direttamente da smartphone, PC e, come ha detto già sia il sindaco che la mia collega, 24 ore al giorno senza file e senza attese. Questo è importante per tutti quelli che lavorano o comunque durante il giorno sono impegnati in altre attività. Spesso abbiamo visto come, parlando del periodo di pandemia, il Covid, si è sottolineato come questo abbia contribuito ad accelerare i processi che sono legati alla digitalizzazione. Vi cito ad esempio lo SPID, che oramai bene o male tutti conosciamo e maneggiamo, o la maggior parte di noi. A febbraio del 2020 era stato richiesto da circa 6 milioni di cittadini. In questo momento ha superato i 24 milioni di rilasci, quindi è presumibile che quasi in ogni famiglia ci sia qualcuno che abbia un accesso tramite SPID.
Ma è importante sottolineare che non è solo la pandemia che è dietro questa importante accelerazione del processo digitale, quanto piuttosto una vera esigenza concreta, pressante, di migliorare la qualità del settore servizi. Consideriamo che l'Italia, purtroppo, in questi anni ha proceduto un po' a passo ridotto per diversi fattori e questo ha collocato il nostro paese negli ultimi posti della scala europea per molti indicatori dell'indice DESI, che sarebbe l'indice dell'economia e delle società digitali che monitora e tiene traccia dei progressi dei paesi dell'Unione Europea per quanto riguarda la loro competitività digitale. Ma le pubbliche amministrazioni che hanno visione, come in questo caso l'amministrazione di Zelo, si attrezzano con servizi realizzati ad hoc, che semplificano, avvicinano i cittadini e le imprese a se stessa. Io come cittadino, come dicevamo, lavoro tutto il giorno, devo istruire una pratica presso un ente, dovrei quantomeno prendermi un permesso, ma se l'ente attivo lo sportello online, lo posso fare con calma, di sera, a casa, lo posso fare per i miei genitori, lo posso fare per i miei figli, lo posso fare per tutte quelle persone a cui magari posso dare una mano. Questo quindi viene ottenuto con un investimento pubblico che opportunamente pensato, attentamente attuato sulla base dei bisogni dei cittadini e delle imprese che sono alla fine fondamentali in questo processo. E su criteri, per esempio, mi piace citare il criterio del nudge, che in economia comportamentale è la cosiddetta spinta gentile verso i comportamenti virtuosi. L'amministrazione fa in modo che sempre più cittadini usano i propri servizi e questo può senz'altro provocare risultati di pubblica utilità in termini di risparmi e di migliori servizi resi. L'ente pubblico è in questo caso sicuramente, mi ripeto, un dovuto applauso al personale e all'amministrazione del Comune di Zelo Pompersico, deve porsi come leader del proprio territorio e giocare un ruolo strategico nello sviluppo dell'imprenditoria privata con mirati investimenti come è proprio lo sportello. Vi ringrazio per l'attenzione e ritorno la parola alla mia collega Anna. Grazie mille a te Piermauro e appunto come appena detto è importante sottolineare che c'è stato un grande lavoro da parte di tutti gli operatori comunali per poter raggiungere questo traguardo. Questo perché appunto come vedremo tra poco dietro lo sportello ci sono stati mesi di lavoro. Lo andremo proprio a vedere adesso con Giovanni Bonati che ci racconterà, insomma, ci mostrerà i numeri di questo lavoro e gli strumenti per poter utilizzare lo sportello telematico. Lascio a te la parola, Giovanni. Grazie Anna e grazie a quasi 30 cittadini. Ci piace pensare che sono 30 famiglie che questa sera sono collegate con noi per questa importante inaugurazione. Questo progetto si inquadra in alcune normative, ne citiamo due perché sono importantissime. Una, tutte le sere la sentiamo in telegiornale, che è il Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza, che cita proprio la digitalizzazione tra i rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione come elemento fondamentale per la ripartenza dei paesi. Seconda normativa, molto importante in Italia, sono le misure urgenti per la semplificazione amministrativa, entrate in vigore pochi mesi fa, e il Comune con questo progetto dà una totale soddisfazione a quelli che sono i dettami delle norme. Prima cosa, consentire un dialogo telematico tra i cittadini e le imprese. Lo vedrete con i miei colleghi che vi parleranno di sportello telematico, lo vedrete con il mio collega Stefano che vi parlerà di Av Municipium perché, e del sito internet, perché sono canali telematici che digitalizzano in modo biunivoco il rapporto tra comune e cittadino. Sistemi che si basano su un'autenticazione forte, carta d'identità elettronica, carta nazionale dei servizi e, come citavo poco fa il mio collega, il sistema pubblico di identità digitali. Sono le tre identità digitali che garantiscono che il cittadino, quello che sta facendo da casa, abbia lo stesso valore legale di quello che fino a questa mattina faceva in comune usando carta e penna. Altra cosa molto importante, il progetto che il comune ha realizzato si innesta già in quel filone progettuale che si pone poi anche la completa dematerializzazione e digitalizzazione anche rispetto ai pagamenti elettronici. Quindi sulla piattaforma che il comune ha attivato è già pronta per ricevere online qualunque tipologia di pagamento. E soprattutto il punto fondamentale che il Comune attua con questo progetto è la certezza dei diritti del cittadino di conoscere la tempistica, i termini entro i quali la pubblica amministrazione si impegna a rispondere,
Quindi, come vi faranno vedere poi i miei colleghi dello sportello telematico, per ogni procedimento che è stato digitalizzato, tu cittadino sai sempre qual è il tempo entro il quale il comune deve rispondere alla richiesta, all'istanza che tu hai presentato agli uffici. Altra cosa molto importante, tutto quello che vedrete lo potete fare anche voi da casa su computer, su tablet o su qualunque smartphone. Il mio collega Permauro ha parlato di SPID, Sistema pubblico di identità digitale. Poi su questo so che Anna fa sempre un sondaggio per capire anche quanti di voi hanno già richiesto le credenziali SPID. Sappiate che è una username, una password unica che vi permette di accedere a qualunque portale della pubblica amministrazione. Quindi non solo allo sportello di Zero Buon Persico, ma anche al portale dell'INPS, dell'ACI, al fascicolo sanitario di Regione Lombardia. Chi di voi non l'ha ancora attivato può andare fisicamente in posta, 5 minuti, oppure 5 minuti da casa, www.speed.gov.it e averlo in maniera totalmente gratuita. Se tutto va bene, nei prossimi giorni toccheremo i 25 milioni di cittadini che hanno chiesto già l'identità digitale e quindi sta andando benissimo, proprio come era nelle intenzioni poi di divulgazione dell'Europa e del governo. Questo è stato un progetto non solo informatico, ma anche un progetto di riorganizzazione del comune, perché per consentire di presentare qualunque tipologia di pratica da casa è stato fatto un grossissimo lavoro di digitalizzazione dei moduli, di messa online di informazioni di qualunque tipo di procedimento. Come Luca e Arianna vi faranno vedere, qualunque procedimento è completamente guidato, quindi ci saranno delle guide che vi raccontano come attivare, come richiedere qualunque tipo di pratica al comune. I numeri lo dimostrano: 250 procedimenti, 230 moduli, 8 mesi di progetto, 13 dipendenti coinvolti. Quindi quello che stiamo vedendo oggi è lo sportello, la punta di un iceberg, ma questi numeri dimostrano anche cosa c'è sotto questo progetto. Quindi mi unisco anche al sindaco per i ringraziamenti e ringraziando anche i dipendenti comunali che sono stati accanto a noi in questi mesi. Con questo progetto il Comune attua la carta della cittadinanza digitale che dà il diritto a tutti i cittadini di avere online dati, documenti e servizi. Quindi una serata importante, un momento storico anche per la comunità di Zero Buon Persico, perché da questa sera potete fare qualunque procedimento online e quindi il Comune dà piena attuazione alla carta della cittadinanza digitale. A te Anna e buona visione ai 30 cittadini con noi. Grazie mille Gio, perfetto. Quindi direi di andare subito a vedere il risultato di questo progetto con Luca e Arianna che ci faranno appunto proprio vedere lo sportello telematico. Quindi ci faranno vedere come funziona, ma soprattutto si metteranno nei panni di un qualunque cittadino di Zero Buon Persico e presenteranno una pratica telematica insieme a noi. Lascio a voi la parola. Ah, no. Luca, ok. Buongiorno a Vai. tutti. Come dicevamo prima, allora, abbiamo visto un po' quali sono stati gli elementi chiave del progetto, cosa ha portato, diciamo, alla realizzazione di questo progetto. Proviamo a vedere assieme il risultato. Quindi. Lo sportello telematico, qui vedete qua, rappresenta quindi un unico punto d'accesso a tutti i servizi del comune. Come vedete, la cosa che salta più all'occhio riguardo allo sportello telematico, la caratteristica principale sono tutti questi bottoni che trovate direttamente in home page. Questi bottoni che cosa rappresentano? Rappresentano delle aree tematiche. Parlo di aree tematiche proprio perché tutto lo sportello telematico è stato realizzato con l'ottica di aiutare il cittadino nel trovare i contenuti, soddisfare quelli che sono le proprie esigenze e i propri bisogni. Come vedete, sono presenti tantissimi bottoni, tantissime aree tematiche che coprono davvero tutti i procedimenti dell'ente. Vedete la porzione relativa all'ambiente, al paesaggio e all'ecologia, ai servizi demografici, dove sono presenti tantissimi procedimenti che vanno dal cambio di abitazione al cambio di residenza, alle informazioni relative alla carta d'identità elettronica, ma anche pratiche relative all'iscrizione all'albo degli scrutatori, davvero tantissime pratiche,
che riguardano tutti i servizi di questo ambito. Sono presenti pratiche relative alla parte dei servizi sociali che possono essere chiesti direttamente online, oppure procedimenti relativi alla parte dei tributi, della polizia locale, dei servizi scolastici. Vedete che ad esempio ci sono indicazioni su cosa occorre fare per l'accesso ai servizi di refezione scolastica, scuola, bus, del centro estivo. Giusto per farvi vedere all'interno di ciascun bottone che cosa si trovano. Si trovano le indicazioni e le descrizioni di quelli che sono i procedimenti. Vedete, in questo caso andare a scuola con lo scuolabus, ci sono tutte le indicazioni su quelle che sono le caratteristiche del servizio. Quelli che poi possono essere degli approfondimenti interessanti che servono davvero per capire se si trova nel posto giusto, se quello è veramente il servizio del quale si vuole usufruire, e delle informazioni su quelle che poi sono le varie modalità di presentazione delle istanze e dei vari procedimenti. Un'attività molto importante è stata quella di andare a rendere unica la modalità di presentazione delle istanze per tutte le tipologie di settori, quindi presentare una pratica dei servizi demografici, dei servizi scolastici o per quanto riguarda la parte di edilizia, quindi la parte più tecnica, è esattamente la stessa identica cosa. Quindi ovviamente cambieranno quelle che sono le informazioni da inserire nei moduli, la complessità anche per certi versi di alcune modulistiche, ma la modalità di compilazione, la modalità di gestione dell'istanza, di come sono organizzate le informazioni è esattamente la stessa. Abbiamo visto come è un contenuto, ad esempio, dei servizi scolastici. Io in questo momento mi sono spostato, ad esempio, attraverso il bottone edilizia. E cliccando su istanze edilizie, vedete, trovo l'elenco dei procedimenti relativi all'ambito edilizia che sono disponibili sullo sportello tematico. La struttura dei contenuti, come vedete, è esattamente identica a quella che abbiamo visto prima. Se io, ad esempio, apro una CILA, in questo caso, vedete, la struttura di quelli che sono i contenuti sono esattamente gli stessi. Cliccando dal bottone riesco ad aggiungere una guida descrittiva che spiega quelle che sono le caratteristiche del servizio e la modulistica che è raggiungibile nella porzione servizi in fondo a ciascuna pagina, in questo caso ad esempio comunicazione di inizio lavori asseverata CILA, e a questo punto è possibile giungere nella pagina di descrizione di quello che è il procedimento, dove è presente l'indicazione di quello che è l'ufficio destinatario, di quella che è la durata massima del procedimento, dei pagamenti, se sono previsti dei diritti di segreteria istruttoria o meno, ed è possibile, una volta identificati, come vedremo fra poco, accedere a quello che è la parte di accesso al servizio e presentazione telematica. La struttura che adesso abbiamo visto per una pratica edilizia, adesso ve la faccio vedere, è esattamente identica per un'altra pratica, magari dei servizi demografici. I contenuti possono essere raggiunti sia dai bottoni presenti in home page, sia dal motore di ricerca presente in alto a destra, che funziona esattamente come Google. Oggi, se abbiamo dei dubbi, vogliamo accedere a un determinato servizio, la cosa che facciamo è quella di cercare in Google. La stessa identica cosa può essere fatta sullo sportello telematico, quindi motore di ricerca. Invio e trovo tutti quelli che sono i procedimenti e i servizi che possono essere connessi a quanto ricercato. In questo caso, iscriversi o cancellarsi dall'albo degli scrutatori, si giunge alla pagina diretta, quindi avete visto il percorso è esattamente identico. Quello che trovo, sia che mi muova tramite bottoni oppure direttamente dal motore di ricerca, il comportamento è esattamente lo stesso. Quindi iscriversi o cancellarsi dall'albo degli scrutatori, ho sempre la mia guida descrittiva che spiega le caratteristiche del servizio, quelli che sono i requisiti, quindi se si può accedere al servizio oppure no, indicazioni a quelli che sono i riferimenti normativi, quindi cliccando su quali sono i riferimenti normativi si riesce a verificare tutte quelle che sono le norme relative a un particolare procedimento per il comune di Zelo, partendo da quelle che sono le norme a carattere nazionale, passando per quelle regionali, fino ad arrivare a quelle comunali, ovviamente se presenti. Quindi, in questo caso, anche qui ho la mia guida descrittiva e se voglio raggiungere la modulistica,
basta accedere alla porzione servizi in fondo alla pagina. In questo caso, come avevo visto per la pratica edilizia, ho due servizi, iscrizione all'albo o cancellazione dall'albo degli scrutatori, quindi ritorno alla mia iscrizione, trovo l'indicazione anche qui del procedimento, l'indicazione di quello che è l'ufficio competente sulla destra, vedete in questo caso mentre prima c'era ufficio, era presente la scritta ufficio tecnico, adesso abbiamo ufficio anagrafe perché ovviamente l'ufficio destinatario è differente, abbiamo l'indicazione dei pagamenti, mentre prima era precisato che c'erano dei diritti, erano presenti dei diritti di segreteria, ora viene precisato che la presentazione della pratica non prevede alcun pagamento, perché chiaramente queste informazioni variano a seconda di quelli che sono i vari procedimenti, e anche qui vi è la possibilità di andare a presentare telematicamente la pratica autenticandosi, cliccando su moduli da compilare documenti e da allegare, sempre comunque a disposizione una modulistica in formato PDF, che è esattamente poi identica a quella online. Quindi, come avete visto, la struttura dei contenuti è esattamente identica, sia che si parli di una pratica tecnica che una pratica molto più semplice, come una pratica dei servizi scolastici oppure dei servizi demografici come questa. Per presentare online la pratica occorre identificarsi, ovvero farsi riconoscere dallo sportello, in modo da avere la certezza che dietro al monitor ci sia proprio Luca Colombo in questo caso e non un'altra persona. Lascio quindi la parola alla mia collega Arianna, che vi farà vedere come ci si autentica sullo sportello telematico e come si presenta una pratica molto semplice. Perfetto, grazie mille Luca, quindi direi che adesso possiamo lasciare la parola ad Arianna, che ci farà vedere cosa succede quando si entra nello sportello telematico con Speed. Perfetto, ok. Prego. Allora, come appunto stavo dicendo prima, qua siamo appunto all'interno della parte dei servizi dove andremo a fare adesso la presentazione telematica. Come funziona? Come vi diceva Luca, adesso qua c'è la porzione per accedere al servizio. Quindi il cittadino arrivato in questa pagina può accedere in due modi, o tramite questa scritta dove c'è segnato che la compilazione è riservata agli utenti autenticati, oppure attraverso il bottone accedi che si vede in alto a destra, quello meno, diciamo, bianco mezzo busto. Il cittadino come funzionerà? Una volta cliccato sopra, atterrerà su questa pagina che mostra un po' tutte le tipologie di autenticazioni, che quindi sono quelle che già spiegavamo prima, quindi con SPID, CNS o CIE. Il cittadino arrivato a questo punto potrebbe magari avere delle difficoltà eventualmente con l'accesso o non sapere esattamente come funziona, e quindi noi abbiamo predisposto delle guide per ogni tipo di autenticazione, quindi sia per CIE, CNS o CIE, dove c'è scritto se hai bisogno di aiuto adesso vi faccio vedere, dove ad esempio andiamo a spiegare come devono fare per poter ottenere ad esempio SPID. Stessa cosa per CNS e CIE, facciamo vedere che si devono magari fornire di un lettore e quindi andiamo a dare tutte le indicazioni. Adesso io faccio vedere come funziona l'accesso tramite SPID, quindi si dovrà scegliere poi, diciamo, il provider che si era scelto di utilizzare per iscriversi a SPID, in questo caso ad esempio io ho Aruba. Ok, in questo momento quindi non funziona. Vediamo se faccio nuovo un tentativo e riproviamo. Ok, perfetto. Vedete, io qua ad esempio avevo già in memoria le mie credenziali SPID, quindi il cittadino andrà a mettere proprio il nome utente e la password. Proseguendo verrà chiesto in questo caso il codice temporaneo che viene generato da un'app, che quindi vado a inserire. Ok, qua ovviamente farà tutto un riepilogo dei propri dati, do l'ok. Perfetto, quindi il cittadino una volta che si è autenticato lo saprà perché vedrà innanzitutto che il collegamento è stato fatto con successo, quindi uscirà benvenuto con il nome e il cognome e comparirà anche l'opzione della scrivania, dove il cittadino potrà in seguito andare a recuperare e vedere anche le proprie pratiche. Questa è una porzione che faccio vedere successivamente. A questo punto il cittadino, vedete che ha la possibilità di fare la presentazione telematica, quindi cliccandoci sopra,
Ok, verrà caricato poi il modulo telematico. Quindi a questo punto il cittadino andrà a compilare i campi richiesti, quelli obbligatori sono quelli segnati in arancione, autenticandosi diciamo che c'è anche una comodità, nel senso che cliccando su questo omino nero a mezzo busto avviene il recupero automatico di quelli che sono i dati collegati al sistema di autenticazione. Quindi da qua il cittadino, diciamo che può evitare di dover scrivere e chiamare a mano i propri dati personali, perché appunto vengono già recuperati dal sistema. Poi proseguirà, ad esempio, scrivendo il titolo di studio, quindi andrà a mettere poi tutti i dati che vengono richiesti della compilazione. Ok. Perfetto. Ok. Perfetto, a questo punto il cittadino in teoria avrebbe compilato quelli che sono i campi di compilazione obbligatorie. Nel caso in cui, ad esempio, il cittadino durante la compilazione magari mentre lavora, eccetera, non può concluderla, quindi facciamo l'esempio, dimentica un campo, ok, uno lo può notare perché da questa tendina che vedete a destra con il simbolo dell'attenzione compariranno quelli che sono i punti mancanti, quindi manca ad esempio il trattamento dati personali che è alla fine e appunto la professione esercitata. Cliccandoci sopra il cittadino andrà direttamente sull'area che manca, quindi da lì potrà continuare con la propria compilazione e quindi in qualsiasi momento riesce a capire anche quali campi sono necessari per concluderla. Questo perché ovviamente se tutti i campi obbligatori non sono compilati la pratica non può essere inviata e idem questo vale anche per eventuali allegati che sono obbligatori. Quindi facciamo appunto il caso in cui il cittadino si trova al lavoro e non riesce a concluderla, può farlo in un secondo momento, andrà a cliccare dove vedete qui salva modulo, può salvare una bozza, quindi salvare fino a dove ha compilato in quel momento, entrare poi all'interno della scrivania, da qui come vedete nella porzione della scrivania potrà trovare sia diciamo, i dati collegati al proprio profilo utente dove c'è la sezione del mio profilo e andare eventualmente a compilare quelli che sono i dati che possono essere modificati in un secondo momento, quindi ad esempio la mail piuttosto che anche l'indirizzo di residenza in modo tale che rimangano salvati per le compilazioni successive. E poi abbiamo l'area delle mie pratiche, dove il cittadino, andando dentro in questo bottone, potrà vedere quelle che sono le pratiche che ha iniziato a compilare o che eventualmente ha già compilato. Quindi, come potete vedere, qua troverete quella che stavo compilando adesso, quella dell'albo degli sfruttatori. Ad esempio, qua, come vi faceva vedere anche Luca, sul fatto che le presentazioni anche delle pratiche, diciamo, dell'ambito tecnico hanno la stessa impostazione, vedete che qui c'era già un inizio di compilazione di una pratica edilizia, in questo caso era la CILA. Quindi da qua il cittadino può vedere queste pratiche, quindi vedere anche quando sono state inviate, il metodo di invio, può cercare con la lentina le pratiche, quindi magari ne ha presentate tante, deve cercarne una in particolare, da qui lo può fare, filtrare per le compilazioni chiuse o aperte, filtrare anche per data, quindi cercare le pratiche magari inviate in un certo lasso di tempo. Quindi, come dicevo prima, il cittadino dovrà cliccare sulla parte dell'oggetto, quindi questa che vedete sottolineata in blu, per ritornare alla pratica che aveva iniziato a compilare. Quindi io ci ho cliccato sopra, ok. Per riprendere cliccherà sul simbolo della matitina o nel caso si accorga magari che non è la presentazione che voleva effettuare, può tranquillamente in qualsiasi momento rimuoverla durante la compilazione attraverso questo simbolo del cestino. Quindi con la matitina ci andrà sopra, ok? Quindi compilerà i campi mancanti, ok? Perfetto, e poi ovviamente andrà a selezionare l'informativa sul trattamento dei dati personali, facendo
il salvataggio del modulo. A questo punto vedete che il sistema non rileva più ovviamente che mancano dei dati, perché sono stati completati tutti correttamente. Da qui il cittadino potrà inviare l'istanza cliccando appunto sul bottoncino dedicato invia l'istanza, perché ovviamente il sistema gli dà questa possibilità perché rileva che è tutto ok. Quindi direi che fino a questo punto abbiamo spiegato anche come funziona quindi la presentazione telematica. Quindi io direi che ho concluso la mia presentazione e passo la parola ad Anna e ringrazio tutti. Grazie mille Ari. Allora direi che adesso appunto intanto magari tu e Luca iniziate a leggere eventuali domande che ci sono arrivate sullo sportello, passiamo a presentare altri due servizi digitali che sono stati attivati dal Comune, l'APO Municipium e il nuovo sito web del Comune. Lascio a te la parola Stefano. C'è l'audio spento Stefano? Ok, perfetto. Vai. Grazie Anna e buonasera a tutti. In questi minuti andiamo insieme a scoprire un altro progetto che insieme allo sportello telematico nasce e prende il via proprio in questi giorni. E parliamo del progetto Municipium, che è la piattaforma che aiuta i comuni italiani a dialogare insieme ai propri cittadini. Sfruttando quelle che sono le tecnologie che consentono di attuare e di attivare una comunicazione sempre più diretta, sempre più positiva. E quindi grazie alla piattaforma Municipium andiamo oggi a parlare del nuovo sito comunale che è stato pubblicato proprio in questi ultimissimi giorni e dell'applicazione per smartphone Municipium, che quindi compongono un'unica idea progettuale, ognuno dei quali, ogni strumento va a prendersi, diciamo, a raggiungere degli obiettivi sempre con l'obiettivo principe che è quello di una comunicazione integrata e sempre più interattiva. Andremo più nel dettaglio a scoprire l'app Municipium, che è lo strumento sicuramente più innovativo e curioso, ma prima vi voglio lasciare alcuni spunti sul percorso che ha portato alla pubblicazione del nuovo sito comunale, che è stato realizzato seguendo le normative AGID in materia di nuovi siti della pubblica amministrazione, quindi in termini di grafica e a livello funzionale. Un sito è perfettamente responsive, quindi lo potrete navigare facilmente sia dai vostri desktop che dai vostri dispositivi mobili, ed è frutto di un lavoro di verifica e bonifica dei dati fatto passo passo con gli uffici comunali. Logicamente, come tutti i progetti web, l'inizio è particolarmente interessante perché già dalle analytics e già dai primi giorni di vita coglieremo tutti quegli spunti che ci serviranno per migliorare sempre di più quella che è la navigazione del sito, che mette al centro il cittadino come focus principale. In questa schermata volevo presentare quelli che sono le macro aree che compongono l'home page, che potrete facilmente navigare. Partendo dalla testata iniziale trova spazio il menu di navigazione che vi guiderà secondo un menu logico nella navigazione di tutti i contenuti che sono stati impostati, seguendo quindi delle linee di navigazione. Nell'home page invece vengono messi in evidenza quelli che sono nella barra iniziale i contenuti prevalenti, e quindi albo pretorio, amministrazione trasparente, lo sportello telematico che abbiamo visto prima, e mano a mano, essendo un progetto dinamico, troverete sempre quei servizi che l'ente deciderà di mettere in evidenza in base anche alla tempistica. La parte centrale dell'home page viene dedicata invece alle comunicazioni dinamiche, e quindi troverete sempre mano a mano i contenuti più freschi, più aggiornati in relazione alle notizie, ai comunicati stampa o agli eventi proposti sul territorio comunale. Infine, l'home page si conclude con una serie di banner che rimandano a progetti di rilievo interni all'ente o esterni, e infine con il footer finale che raccoglie tutti quelli che sono i dati di contatto e le pagine tecniche che garantiscono l'accessibilità e la piena fruibilità
del sito comunale. Come vi dicevo, siamo sempre insieme agli uffici comunali con le orecchie aperte per captare eventuali proposte e suggerimenti, perché come tutti i progetti l'evoluzione e la continuità del progetto è quella che garantirà il successo dell'iniziativa. Andando poi sull'altro strumento che oggi presentiamo, andiamo a scoprirlo ancora più da vicino. Parliamo dell'app Municipium, che è un'applicazione scaricabile gratuitamente sui vostri dispositivi mobile, che permetterà di entrare in contatto con la rete, con la community di Municipium, ovvero quasi 1000 comuni italiani che credono in questo percorso di comunicazione, di dialogo sempre più spinto con i propri cittadini e che quindi si aprono a questa nuova forma di comunicazione. Semplicemente digitando la parola Municipium sugli store Apple, Android e Huawei, potrete scaricare l'app. La prima azione che sarà necessaria sarà semplicemente quella di selezionare solo la prima volta il comune di Zelo Buon Persico dalla lista di comuni presenti, e da quel momento in poi sarete quindi in stretto contatto con tutte le proposte e con tutti i servizi che potrete trovare sull'app. Come vedete in questi primi screenshot trovate quella che è l'home page, quindi l'accoglienza all'interno del comune di Zelo Buon Persico, dove vengono messe sull'home page in evidenza i servizi di punta e le ultime notizie, proprio per dare questa idea di massima immediatezza, di massima fruibilità tramite dispositivi mobile. In basso a sinistra, poi cliccando invece sul menu laterale, si apre e si espande l'elenco di tutti i servizi che sono oggi attivati. Essendo un percorso in continuo divenire, troverete sempre delle novità, nuovi utilizzi, e quindi vi consigliamo di rimanere sempre sintonizzati per accogliere tutte le novità che interverranno. Per andare a distinguere e individuare i servizi che troviamo all'interno di Municipium, dividiamo in due grosse anime dell'applicazione. La prima anima è quella della comunicazione in tempo reale. Grazie a Municipium App cambia il paradigma solito, dove è il cittadino che deve accedere, cercare le informazioni navigando sul sito o sulla rete. Vogliamo che si inverta questa idea, e quindi grazie al sistema di notifica push saranno tutte le notizie più importanti e più urgenti scelte dal comune che vi arriveranno sotto forma di notifica push immediata. Quindi il consiglio spassionato è quello di mantenere aperte le notifiche push quando scaricherete l'app, perché vi arriveranno tutte quelle informazioni importanti o urgenti che il comune selezionerà. E quindi con un semplice clic potrete accedere al contenuto, agli allegati, a tutti i link, a tutte le informazioni complete, in una logica davvero di comunicazione in tempo reale, che sembra banale, ma in realtà fa tutta la differenza del mondo tra un'informazione che c'è ma non viene letta e invece qualcosa che in maniera dinamica arriva direttamente sugli strumenti che ormai tutti noi abbiamo sempre in tasca. L'altra anima dei servizi è appunto la logica di interazione, e quindi abbiamo voluto inserire due esempi di come l'utente diventa parte attiva nell'utilizzo dell'app. Da un lato con il sistema di mappatura che andremo sempre più a implementare con tutta una serie di idee che stiamo coltivando con i vari uffici comunali, quindi per dare la visione sul territorio di tutti quelli che possono essere dei punti strategici, ognuno con una sua vetrinetta, in modo da poter sapere in maniera immediata un numero di telefono, un orario d'apertura, avere la geolocalizzazione che mi guida direttamente fino al punto di dettaglio. L'altra tipologia di servizio invece va a toccare un tema molto interessante, che è quella della comunicazione bidirezionale, e quindi dare voce ai cittadini tramite un'apposita funzione che permetterà di effettuare una segnalazione sul territorio comunale in piena mobilità, e quindi comunicare grazie al GPS, quindi la geolocalizzazione in tempo reale, il poter scattare una foto direttamente dalla fotocamera dello smartphone, vi permetterà di
eseguire una segnalazione in pochi clic e di inviarla con un semplice touch direttamente smistata agli uffici preposti. Quindi è un servizio che parte in maniera sperimentale, ma che diciamo sempre più potrà garantire un dialogo e una collaborazione sempre più attiva. In sostanza, quindi, in questi pochi minuti volevo lasciarvi proprio questa idea di interazione, di dinamismo che sarà confermato da tutti i nuovi servizi che andremo a, a pubblicare. Potendo contare su una community così ampia di 1000 comuni che ci danno spunti, idee, suggerimenti, proprio siamo aperti a conoscere quelle che sono le esigenze di ciascun territorio. Quindi il suggerimento è assolutamente quello di scaricare già anche adesso l'app Municipio, e per qualsiasi curiosità, spunto o idea siamo a disposizione con i nostri riferimenti per sentire quelle che sono le idee che arriveranno anche dal comune di Zolo Bonpersico per migliorare sempre di più il servizio. Quindi vi auguro un buon utilizzo degli strumenti digitali e di Municipio in particolare. Grazie mille Stefano, quindi esatto, ovviamente qua diciamo il suggerimento è anche quello di scaricare l'app Municipio, potete già anche scaricarla da adesso, selezionare Zolo Bonpersico e appunto iniziare a vedere come funziona, perché come vedete questo è un ulteriore strumento che avvicina il cittadino alla pubblica amministrazione. Perfetto, allora io direi intanto che aspettiamo che arrivino eventuali domande, chiedo a tutti i relatori di accendere microfono e webcam così che possiamo appunto rispondere a tutti i dubbi che ci hanno scritto in, in chat. Intanto che attendiamo che tutti i relatori appunto siano qui, io voglio lanciare un altro sondaggio per chiedere se appunto questo evento è stato utile per voi, quindi per tutti i cittadini che erano collegati qua con noi ad ascoltarci. Vedo che per ora per tutti sì, se qualcosa non dovesse essere chiaro, come già ho detto, c'è l'apposita chat e potete chiedercelo all'interno delle domande, quindi non preoccupatevi, chiedeteci tutto quello che avete in mente, perché è ovviamente questo il momento e sarà poi importante per diventare totalmente autonomi nell'utilizzo dello sportello. Poi ecco, come dicevamo all'inizio, lo scoglio è la prima pratica. Una volta inviata una pratica, come avete visto, poi insomma sono tutte, diciamo che la modalità è sempre la stessa, quindi è una questione di esercizio, possiamo dire così. Perfetto, allora ho visto che è arrivata una domanda, ci hanno chiesto quali possono essere gli strumenti per i cittadini in caso dovessero avere bisogno magari di aiuto nell'utilizzo dello sportello. Luca, magari possiamo far vedere la sezione delle domande frequenti e la sezione dei tutorial che appunto abbiamo sul nostro canale YouTube. Perfetto, allora... Allora, sono in caso di dubbi su come funziona lo sportello telematico e su vari elementi, comunque su come si presenta una pratica o anche domande tecniche, ci sono due strade che sicuramente possiamo consigliare. Allora, da un lato sullo sportello telematico invito tutti a esplorare un po' la sezione domande frequenti. Perché questa sezione cosa raggruppa? Raggruppa sia domande che possono essere utili durante la presentazione delle pratiche, quindi per esempio che differenza c'è tra l'ISE e l'ISE, che differenze ci sono tra carta di soggiorno, permesso di soggiorno, che sono informazioni relative a quelli che sono i contenuti che si trovano sullo sportello telematico. Ma sono anche presenti tutta una serie di domande che sono più, come possiamo dire, tecniche relative a come si possono presentare delle pratiche. Ad esempio, sullo sportello telematico sono presenti domande frequenti che descrivono come faccio a compilare automaticamente i campi dei moduli telematici, come faccio a completare la presentazione di una pratica che ho già iniziato a compilare, come faccio a condividere la mia pratica con altri utenti, come faccio a firmare dei eventuali documenti con i vari strumenti. Vedete, ci sono proprio tutte quelle che sono le indicazioni per risolvere quelli che sono i vari quesiti. Ad esempio, tutte le domande frequenti su quelle che sono riguardano la firma sono domande che riguardano, sicuramente potrebbero tornare utili a tutti i tecnici che presenteranno pratiche ad esempio edilizie sullo sportello telematico, mentre come abbiamo visto per le pratiche
dei, diciamo, degli altri settori, ovviamente è molto più semplificato il procedimento, quindi questo passaggio non è previsto. Oppure indicazioni come faccio a presentare un'istanza in modalità telematica, con tutti quelli che sono le varie informazioni che possono essere utili. Quindi davvero un'area che vi consiglio di utilizzare è l'area delle domande frequenti, che compongono quindi davvero tantissime domande costantemente aggiornate che riguardano sia i contenuti che domande più tecniche riguardanti la presentazione delle istanze o la configurazione dei propri dispositivi per poter permettere l'accesso allo sportello. Un'altra diciamo, modalità di un altro posto dove poter cercare delle informazioni è il nostro canale YouTube. Se andate su YouTube e cercate GloboGIS oppure dal nostro sito www.globogis.it nella sezione Globo Channel, potete andare a avere una panoramica di quelli che sono una serie di webinar che abbiamo realizzato e che sono molto interessanti perché ad esempio aiutano anche, riguardano anche elementi come firmare una pratica con la firma elettronica, come consultare la scrivania del cittadino, sono dei piccoli webinar, davvero delle pillole digitali che sono pensate proprio per dare supporto, comunque anche guidare i cittadini nella presentazione di quelle che sono le istanze presenti nello sportello telematico. Perfetto, grazie mille Luca. Quindi appunto come vedete avete comunque una serie di strumenti che possono aiutarvi nell'utilizzo dello sportello telematico, nonché la registrazione dell'evento di oggi che potrete riguardare appunto da domani. Ci è arrivata anche una domanda su Municipium Stefano, ci chiedono come funziona, di spiegare insomma meglio come si fa a mandare una segnalazione. Ok, sì, sono andato un po' più veloce su questo tema, ma ve lo spiego in questi semplici passaggi. Quindi all'interno dell'home page è presente la voce invia una segnalazione ed è sufficiente cliccare su quel tasto per accedere alla sezione dedicata. Il primo step sarà quello di individuare una delle categorie di segnalazioni che sono state previste e che verranno via via implementate dagli uffici. Quindi semplicemente cliccare sulla categoria di segnalazione in oggetto. A quel punto il sistema chiede l'inserimento dei dati di contatto, quindi nome, cognome, mail e telefono per essere quindi autenticati e rintracciati. Questi dati, dopo averli messi per la prima segnalazione, non andranno più reinseriti perché sarà l'app stessa a tenerne traccia. A quel punto sarà sufficiente inserire una riga di dettaglio della situazione e procedere con gli ultimi due impostazioni che i sistemi mobile rendono così semplici. E parliamo quindi della geolocalizzazione, quindi per dare un'informazione utilissima agli uffici dove è il punto della segnalazione che sto facendo. In quel caso sarà sufficiente confermare se sto facendo una segnalazione in tempo reale e se ho attivo il sistema di GPS, altrimenti sarà sufficiente con le dita andare a cliccare il punto sulla mappa, proprio ingrandendola nel dettaglio, individuando quindi il punto preciso. E l'ultimo passaggio, prima dell'invio, è quello di poter allegare una fotografia. Anche in questo caso molto semplice, cliccando sull'icona della macchina fotografica si potrà scattare in diretta una foto oppure selezionare dalla gallery del mio smartphone le immagini che voglio allegare. Quindi con questi quattro semplici passaggi, premendo su invio, la segnalazione viene inviata e da quel momento in poi all'interno delle mie segnalazioni avrò lo stato della segnalazione, quindi potrò mantenere questo dialogo con gli uffici comunali in una maniera sempre più innovativa e puntuale. Perfetto, grazie mille Stefano. Ci chiedono tra l'altro se è presente anche diciamo una categoria per segnalare incidenti riguardanti animali. È una buona idea, la verifichiamo insieme agli uffici. La cosa bella del sistema è che essendo tutto modulabile e personalizzabile, in base alle necessità e alle priorità, si può andare a cogliere queste
utili spunti e ampliare le categorie di segnalazione. Esatto, quindi grazie mille per il consiglio, anzi questo evento appunto vuole essere anche un momento di confronto proprio per cercare di capire quali possono essere i bisogni dei cittadini per poi appunto metterli in pratica e cercare di raggiungere diciamo un altro livello per quanto riguarda questi servizi digitali. Luca, visto che è arrivata un'altra domanda, non so se vuoi rispondere tu, ci chiedono se è possibile presentare pratiche digitalmente elaborati grafici superiori al formato A3, in forma solamente digitale. Ok, allora, quindi lo sportello è attivo, quindi volendo voi potete da casa, quindi entrare sullo sportello telematico, una volta autenticati, compilare le pratiche. Ovviamente nel momento in cui si parla del digitale, il formato con cui voi inviate poi le istanze, sostanzialmente i vari fogli, i vari documenti, sullo sportello telematico si parla in peso, quindi non in formato che siano in A3 o in A2, ovviamente quello che sono le domande, diciamo, quelli che sono i formati rimangono validi, quelli cartacei, potete tranquillamente caricarli sullo sportello telematico, i vari file. Ok, perfetto, grazie mille Luca. Allora, direi che per adesso abbiamo risposto a tutte le domande, quindi siamo arrivati proprio ai saluti finali. Quindi invito ancora tutti i relatori che sono collegati ad accendere il microfono e webcam se sono ancora qua con noi. Intanto appunto vi ricordo che l'evento è registrato, quindi lo troverete domani sul nostro canale YouTube e anche su tutti i canali del Comune. Buongiorno Sindaco. Vuole dire due parole in conclusione? Anzi, buonasera ormai, visto che sono le 6. Vuole dire due parole in conclusione? Vi rinnovo i ringraziamenti. Credo che l'appuntamento di stasera sia stato molto chiaro, diretto e possa aver aiutato i cittadini intervenuti a comprendere qual è la finalità dello sportello, del nuovo sito e dell'app che abbiamo costituito insieme. Credo che con la vostra disponibilità si possa essere comunque di supporto qualora ci fossero delle difficoltà o cittadini che dovessero essere accompagnati. Ecco, semplicemente questo. Grazie a tutti gli intervenuti, grazie ancora, grazie a voi. Grazie mille a lei Sindaco. Perfetto, allora io direi che a questo punto possiamo salutarci, quindi auguro a tutti una buona serata, un buon utilizzo dello sportello digitale e dell'app Municipium. Buonasera a tutti. Grazie, buon lavoro, grazie.